Una ragazza, un soprano, mi ha chiesto come si fanno i filati, giusto per farti capire un po' la meccanica che poi tu puoi provare a casa. Allora, innanzitutto bisogna, mi metto in piedi, perché questa è una cosa un po' muscolare, non posso farla tanto da seduto. Allora, bisogna fare in modo di dividere quelli che sono i muscoli della bocca, ok, qui, quindi la lingua e il muscolo diaframmatico, dividere questi due movimenti. Quindi il primo movimento sarà il dentro e poi dovete fare, è sempre lo stesso, però per i filati potete dividerlo in questa maniera. Quindi prendiamo il salto, no? Ma questo è forte. Se volete fare il filato dovete prendere la prima nota, appoggiarla bene sul diaframma, bene appoggiare la laringe bene sul fiato e sostenere col diaframma. Quindi poi, anziché andare dritto insieme, prima prepari il diaframma e poi abbandoni completamente il punto 2. Appoggiate bene il primo e poi subito dentro, prima di emettere il filato, preparate un attimo prima il diaframma e poi abbandonate quello che è il punto 2. Ok? Questo non è un piano, questo è proprio il filato, come si fa il filato, va bene? Quindi respirate, preparate prima e poi abbandonate la laringe. Se voi lo fate insieme il suono verrà forte, va bene? Perché vi preparate il fiato e poi ci appoggiate la laringe abbandonandola, rilassando tutto, va bene? Mi raccomando soprani, seguitemi anche voi, perché è mezzi soprani. Perché non è solo una tecnica per i maschietti o per i tenori, eh? Questa è la tecnica che usavano tutti. Guardate Leontine Price per fare il piano, come si metteva, eh? Non cercava certo lo squillo qua, ma cercava lo squillo quello vero, quello dei grandi. Va bene? Perché vi preparate il fiato e poi ci appoggiate. Ok, vi aiuto io. Allora, guardate mai più come appoggio la nota bassa. Ecco, adesso attenti al fiato, guardate come tira sul diaframma e lascia andare la laringe. Ecco, hai visto? E arriva a fare un acuto filato. Ecco qua, guardate la postura, guardate la laringe libera, sempre sul punto 3. Magnifica. Ecco qui la tecnica dei tre punti, sempre la postura giusta, la laringe sempre libera, guardate come sta, non sta mai con la testa giù a mettere suono in maschera, mai. Grande Leontine. Purtroppo non ci sono stati insegnanti che hanno tramandato questa tecnica di questi grandi qua. Sentitevi lei che meraviglia e guardate la postura dei tre punti che insegno io, va bene? Buon lavoro ragazze! E poi se voi maschietti imparate a farlo, non è male questa cosa dei filati, eh?